Ok ragazzi, questo è il mio mega videogioco realizzato con Scratch. Bisogna mangiare le mele rosse e le mele verdi, non bisogna toccare il granchio, altrimenti va in game over. Volevo inserire un timer. Come inserire un timer in un gioco in modo tale che quando il tempo arriva a zero finisce la partita ed esce scritto timeout? Adesso lo vediamo subito. Allora, in qualunque sprite del gioco, allora, prima cosa creiamo una variabile e la chiamiamo tempo, time, come preferite. Quindi in qualunque sprite imponiamo le condizioni per sempre. Prima cosa decidiamo il tempo da cui partire. Porta che cosa? Il tempo a 60 secondi. Poi diciamo attendi un secondo. E cambia la variabile time di meno 1. Però non abbiamo fatto ancora nulla perché dovremmo dire quando il tempo arriva a 0, quindi per sempre, tempo se che cosa? Il tempo è minore di 0, quindi time. Cosa deve succedere? Allora, invia un messaggio. Ok? Quindi adesso creiamo un altro sprite che chiameremo timeout. Timeout. Trasformiamolo in pixel. Centriamolo, cambiamo colore che ok, è più adatto il rosso. Ora dobbiamo dire che quando clicco su bandierina, timeout deve sparire, quindi nascondi. Quando invece ricevo il messaggio, deve apparire e deve fermare tutto. Ok, facciamo un test, però per rendere più sbrigativo partiremo da 10 secondi. Ok. Timeout si è azzerato a meno 1 perché deve aspettare quel secondo. Ok ragazzi, io vi lascio il codice in descrizione con anche il giochetto dello squalo, anche se spiegherò come ho realizzato il giochetto in un altro video. Ciao!